L'anno scorso ho eseguito una risonanza del bacino ed è emersa la riconversione midollare in senso emopoietico. Il mio ematologo, molto scrupoloso, ha deciso di sottopormi alla biopsia midollare e all'ago aspirato, nonostante le analisi del sangue fossero nella norma. La diagnosi è stata mielodisplasia con ipoplasia midollare. L'unica pecca è stata quella di non aver studiato la genetica, in quanto non si sono create le metafasi. Ora mi chiedo, è necessario essere a conoscenza se ci sono delle mutazioni genetiche? Le mie analisi a tuttora sono nella norma, quindi mi chiedo, necessariamente andrò incontro a citopenia o potrebbe essere stabile la malattia nel tempo senza dare segni evidenti nell'emocromo? Grazie. Allora, dottoressa Pilo, vuoi rispondere tu? Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, le forme, prima di tutto, è stato bravo il medico appunto che ha pensato di andare avanti con la diagnostica, perché spesso nelle prime visite capitano pazienti che arrivano con la risonanza magnetica e la riconversione midollare vuol dire che c'è insomma nel midollo una ipercellularità o ipocellularità che dà questo segnale nella risonanza magnetica. Detto questo, le forme di mielodisplasia ipocellulare sono anche molto complicate da gestire dal punto di vista terapeutico, per cui la diagnosi deve essere più precisa possibile. Quindi no, oggigiorno non si può prescindere dalla citogenetica e dall'NGS anche, perché a volte si associano bisogna fare diagnostica differenziale con aplasie midollari e con altre forme, diciamo, autoimmuni. Quindi è importante ripetere il midollo oppure cercare di ottenere il risultato della citogenetica o dell'analisi dell'NGS, se possibile da periferico, ma avere la conferma della mielodisplasia ipocellulata perché la terapia e diciamo prognosticamente non è facile, quindi il mio consiglio è di ripetere bene la diagnostica e di avere la citogenetica e l'NGS. Federica, se mi posso permettere un atteggiamento alternativo a questo, potrebbe essere anche aspettare, perché voglio dire, alla fine questo è un paziente che non ha Una alterazioni dell'emozione, citopenia. non ha citopenie che sono un criterio fondamentale per fare diagnosi di sindrome mielodisplastica. Quindi non avendo le citopenie, ma solo avendo un'indagine, diciamo, MRN che evidenzia una attività nel midollo e un midollo ipocellulare, diciamo che non è proprio il prodromo sicuro ad una sindrome mielodisplastica. Io in una situazione del genere, dal momento che non abbiamo dei farmaci che prevengono la comparsa delle citopenie, io in una situazione del genere direi ok, adesso è informato, sa che potrebbe nascere un problema, io lo terrei sotto controllo, magari facendo un emocromo ogni 6 mesi, ogni anno, insomma, e nel momento in cui compare una citopenia, poi si fanno gli esami di secondo livello. Purtroppo questo problema della risonanza e diciamo, di questa attivazione aspecifica del midollo è un problema frequente anche di difficile diciamo di difficile soluzione pratica, no? Quindi io Sì, mi questo regolerei in alternativa a quello che dicevi è tu. associato alle forme ipercellulari, infatti spesso la riconversione del segnale della risonanza è più associata alle forme ipercellulari che alle forme ipocellulari, però appunto pensavo, cap ho capito che avesse già la diagnosi di mielodisplasia, quindi Così dice, assolutamente da così fare. Hanno dichiara. visto un po' di displasia nel midollo, forse hanno visto un po' di displasia nel midollo, non so. Comunque, assolutamente d'accordo, se non ci sono citopenie è un atteggiamento più di attesa, se invece compaiono le citopenie di approfondimento. Perché sono tanti i casi che arrivano, no? Con queste risonanze, appunto, con stimoli anche legati a altre situazioni.